Buona Pasqua, carissimi lettori del Capoluogo. La domenica di Pasqua si avvicina e non poteva mancare la tradizionale colazione di Pasqua che ci ha preparato il nostro chef stellato di Magione Papale, William Zonfa. Buongiorno, Grazie William. Roberta, grazie di esserci venuto a trovare. È Ti un ricordi sempre di noi delle piacere, è feste? vero, è vero. Ci siamo lasciati con il panettone e Gli ci auguri di ritroviamo, Natale, esatto, e con gli ci auguri di ritroviamo con gli Pasqua. auguri di Pasqua, che però è stato un ottimo inizio. Bene, Lo dobbiamo dire sì. perché abbiamo grandi, grandi sorprese, eh? Vero, William? Allora, innanzitutto ti ringraziamo perché ti abbiamo costretto in cucina in questi giorni di festa e ci hai preparato la nostra tradizionale colazione di Pasqua. Ti abbiamo fatto fare la pizza di Pasqua, Che bellissima. tradizionalmente, insomma, la colazione di Pasqua viene fatta nelle prime ore del mattino. Però in realtà, se vedi quello che consumano soprattutto qui all'Aquila, in Abruzzo, i nostri cittadini, è un vero e proprio pranzo. Esatto. E siccome lo dobbiamo preparare, giustamente ci siamo portati avanti e abbiamo fatto sì che voi non dimentichiate nulla nella spesa di oggi per preparare la colazione di Pasqua, appunto, di domani mattina. Allora, innanzitutto la pizza di Pasqua Sì, è bella complicata, esatto. soprattutto perché tu ce l'hai fatta preparare, eccola qui, che buchi straordinari, che Sì, esatto, lievitazione. che normalmente la pizza di Pasqua che è nient'altro che un pane leggermente dolce, no? Tradizionalmente veniva fatta, ecco, la forma bene o male è questa che può essere tonda o leggermente ovale. Però diciamo la particolarità di questa pizza, almeno la mia, è quella che all'interno ha dei begliocchi, in modo da tenere i profumi di una volta, i profumi delle tradizioni di una volta, ma avere una grande leggerezza, perché solitamente è un po' pesante, un po' stopposa. E io non so, diciamo, non uso molto questi zuccherini che vengono messi sopra, perché più che altro mi dà un aspetto un po' industriale tutto qui, non per Ah, altro. ecco. Bene, Sì, io sicuramente quello anche. che non manca mai sopra le tavole è sicuramente il salume e il formaggio. I salumi che La nostra tendenzialmente, cigolana, eh? esatto. I salumi che tendenzialmente sono stati nelle cantine tutto l'inverno e che vengono tagliati nelle prime giornate della Pasqua, quando si avvicina la Pasqua. Quindi, ecco, solitamente la colazione di Pasqua è, diciamo, il primo approccio ai salumi che sono stati in cantina stagionati. E quindi Qui abbiamo. diciamo che nella tradizione era veramente la festa nella festa, perché pensiamo che appunto il maiale viene ammazzato a dicembre Esatto, e venivano quindi fatti tutto l'inverno stagionare. ci si prende cura di questi prosciutti, con questi massaggi che si fanno con il pepe, che si facevano, poi non so se si fanno ancora, No, però si fa ancora in tuttora. tante zone dell'Aquila si fa ancora, con questo sale, con questo pepe, e ci si prende cura dei salumi appesi affinché non facciano la muffa, affinché non si rovinino l'aria, l'umidità, Certo. veramente. Si coccolano per Sì, tutti ma. questi mesi e finalmente si assaggiano almeno a Pasqua, no? Esatto, qui abbiamo una particolarità, una ventricina in sacca, la classica propria ventricina, praticamente che viene spalmata sia su del pane che tranquillamente sulla pizza di Pasqua. Qui ci sono delle salsicce che sono conservate nello strutto, cioè sono due prodotti che Buonissime. raccontano veramente le tradizioni di come si usava conservare questi Eh prodotti durante certo. Eh l'inverno. sì, perché poi io anche ricordo questi barattoli sott'olio, sottostrutto di queste salsicce infilate, buonissime. Esatto. E quindi torniamo però alle nostre cigolane. Adesso ci perdoneranno i nostri ascoltatori perché effettivamente abbiamo costretto questi poveri salumi a stare sotto il sole per qualche minuto e quindi un po' si vede. Però vi assicuro che li abbiamo assaggiati, il sapore era mondiale. Dalla cigolana di fegato alla Esatto, dalla cigolana classica classica, cigolana eh? di fegato, la classica di carne, i La coglioni di mortadella, mulo, certo, la mortadella di esatto, Campotosto non può il mancare. classico salame schiacciato aquilano e la lonza di La maiale lonza, io stagionata. l'adoro, sì, esatto. Sicuramente non mancano formaggi che sono principalmente a base di pecorino. Qui noi abbiamo messo due formaggi in risalto, che è un pecorino stagionato e un pecorino semistagionato aromatizzato allo Allo zafferano, proprio zafferano, per trattenere eh quelle sì, che sono un perché tu po' le ambasciatore tradizioni. dello zafferano, Per giustamente lo trattenere le zafferano, tradizioni, eh insomma. sì, E quello che non non può può mancare è, ecco, mancare. proprio una cosa che va forte in tutto l'Abruzzo, proprio l'interrora dell'agnello. Certo, la nostra Esatto, che è coratella, eh? vista in tantissime sfaccettature, magari all'Aquila è vista come coratella, andando verso il Taramano viene fatta una mazzarella, però parliamo sempre Ah. di interiore d'agnello. Quindi la cosa che raccomando anche chi la prepara, ecco, in questi giorni a casa, di tagliarla molto sottile, molto Bravo, sì, fine, anche a me e piace tagliarla piccola. lavarla molto, tagliata piccolina, in modo che, diciamo, tutte le parti hanno una stessa omogeneità in bocca, perché c'è qualcosa che è un po' più duro, qualcosa che è un È po' più quello che morbido. preferisco, infatti. Esatto. Ascoltami, ma poi la fai dorare con la cipolla? Sì, io faccio un fondo d'aglio all'inizio, tolgo l'aglio, metto la coratella, la faccio abbastanza rosolare, poi
Poi aggiungo sale, pepe, rosmarino e alloro. Faccio rosolare un altro po', poi metto una cipolla finemente tagliata julienne, faccio ancora rosolare, ci faccio una spolveratina ma lieve lieve di semolino, non farina, semolino. Perché te Praticamente la fa faccio, diversa? esatto, faccio tostare bene tutto e poi sfumo con un grande trebbiano d'Abruzzo Ah, hai e faccio capito. cucinare un'aggiunta di un po' di pomodoro e faccio cucinare altri 10 minuti e la coratella è pronta. Ragazzi miei, ragazzi miei. Poi le uova benedette non possono mancare, le Esatto. uova sode, che addirittura quando eravamo piccoli ci facevano dipingere, no? Sarebbe bello come tradizione magari mantenerle e far dipingere le uova sode con i bambini. Addirittura mi ricordo che mia madre le lessava dentro con le bucce di Sì, cipolla, sì, perché sì, si sì. fanno Sì. quel rosso bordeaux veramente particolare, che sembra tipo Oppure un con timoncino. le rape rosse, no? Con la colatura di rape Che rosse, bello, esatto. sì, sono tradizioni davvero belle da Diciamo riscoprire. che ecco, questi sono gli ingredienti principali della colazione di Pasqua. Poi oggi ti accorgi che più passa il tempo e più queste tavole già alle prime ore del mattino sono sempre più cariche. Sì, Quindi diciamo che si va anche oltre quelle che sono le tradizioni. Noi, cioè nel senso, io quantomeno a fine colazione di Pasqua una fetta di dolce la tengo sempre, in questo caso una La colomba che colomba, noi vero? realizziamo con zafferano e arancia, quindi una colomba che ha 30 ore di lievitazione circa, aromatizzata con due ingredienti che è l'arancio e lo zafferano, uno prettamente diciamo del nostro territorio. Buonissime, buonissime. Che ci ricorda un po' il panettone che abbiamo assaggiato, Esatto, vero? sì. Buonissimo, me lo Sono ricordo, diciamo due straordinario. impasti simili, cambia qualcosina, ma tendenzialmente ecco, sono comunque due impasti che hanno bisogno di molta No, ma questo maturazione. binomio arancio-zafferano l'avevamo già Sì, sì, apprezzato, sì. l'avevamo già apprezzato. Poi sai, qualcuno si diletta anche con qualche frittatina, se c'hai tanti ospiti, magari un po' per bandire di più le tavole, come dicevi tu. Mi ricordo che la frittatina con le spezie, piuttosto... Con gli olaci, perché ecco, si arriva nel mese di maggio e Ecco. diciamo una delle erbe spontanee che si trova in Abruzzo è proprio gli olaci. Quindi ecco, una frittatina con gli olaci ci sarebbe stata La benissimo. morte sua, la morte sua. Bellissima, davvero. Noi ti ringraziamo per questa tavola così imbandita, soprattutto poi per la coradella. Ti abbiamo fatto fare le pizze di Pasqua, di tutto e di più, davvero. Però, come dicevamo ai nostri ascoltatori, questa esperienza con William Zonfa ci è piaciuta tanto e quindi vi annunciamo che molto presto inizierà una serie dedicata proprio alla cucina, sarà proprio in cucina con William Zonfa, con ospiti illustri che cucineranno insieme a William il loro piatto preferito, quindi li conosceremo dietro E i li fornelli, testeremo a livello culinario le loro esatto, perché poi noi li capacità. assaggeremo per vedere come Esatto. cucinano, ma soprattutto sarà un modo per conoscerli meglio, per conoscerli sotto un altro punto di vista per cui proprio non siamo abituati, no, a vederli con il grembiule in cucina e per parlare con loro in modo così come facciamo Raccontare sempre l'Abruzzo noi. anche sotto forma, insomma, di scherzo, di gioco. Assolutamente sì, perché poi tu da ambasciatore stai anche per partire di nuovo per Shanghai. Sì, adesso faccio un evento l'8 di maggio al Tutto Food a Milano e poi il 12 partirò per Shanghai. Quindi ci dobbiamo anche organizzare con le date, mi Va raccomando, perché bene, va dobbiamo bene. iniziare. E soprattutto da Shanghai ti vogliamo seguire, quindi facci capire come il mondo apprezza e risponde ai tuoi stimoli di creatività culinaria con il Farò nostro lì una lezione zafferano. a 20 chef italiani, quindi diciamo rinfreschiamo un po' le idee agli chef italiani che sono lì, quindi cucineremo della pasta per rinfrescare un po' le idee. E poi un'altra cosa bella, faremo una lezione di formazione sia ad alcuni chef cinesi che alla Nestlé Cina. Accidenti ragazzi, insomma non perdetevi William Zonfa nei prossimi giorni sul capoluogo perché imperverserà lui e il suo zafferano, eh? Allora, noi ci prepariamo intanto lo spuntino per la nostra colazione di Pasqua. Tu qual è quello che preferisci? Guarda, io preferisco il fegato. Ah, lo vedi? Anche noi, anche noi, anche noi. Allora, hai Ah. fatto. Noi con la nostra colazione di Pasqua pronta per essere addentata, vi facciamo i nostri più sinceri auguri di buona Pasqua, di una serena Pasqua a tutti. Mi raccomando, non esagerate, soprattutto a Pasquetta, eh? Non mangiate troppo a Pasqua. Serena Pasqua a tutti quanti. Da Tanti auguri. E Roberta Galeotti e da William. William Zonfa, a presto, buona Pasqua.